CBSN News. Le principali notizie dal centro della Puglia. La buona giornata ancora da Radio CBSN per questo mercoledì, edizione di mezzogiorno del nostro notiziario locale. Presentata martedì mattina ad Ostuni la stagione teatrale e musicale 2024-25, organizzata dal Comune di Ostuni in collaborazione con Puglia Culture. 10 appuntamenti da fine novembre alla fine di aprile. La rassegna musicale dal titolo C'era una nota, storie di musica e di musicisti, vedrà la presenza di Cochi Ponzoni, Paolo Iannacci, Ezio Guaia Tamacchi e Vince Abbracciante. E ricordiamo anche che a fine febbraio poi riprendono gli appuntamenti con il teatro. Vi proponiamo una breve dichiarazione del direttore artistico della sezione musicale, Luca De Gennaro. È da diversi anni che penso che la cosa più interessante della musica sia il racconto della musica stessa. Quindi l'idea di mettere insieme un cartellone di 5 spettacoli che raccontano la musica nella sua più diversa possibilità, nel senso che ci sono, racconteremo e racconteranno gli artisti che ho invitato sul palco del Palazzo Roma di Ostuni, le vite e le opere di artisti che vanno da Enzo Iannacci ai Pink Floyd, da Charlie Parker a Piero Piccioni, fino alle grandi donne della musica, insomma in un viaggio che è un po' un viaggio favolistico. Infatti la rassegna ho voluto chiamarla C'era una nota, che è un po' l'inizio di una fiaba, per raccontare la meravigliosa storia della musica. Il comune di San Vito dei Normanni, guidato dal sindaco Enrico, ha recentemente intrapreso un'azione significativa riguardo al tributo consortile applicato sui mobili urbani, ossia su edifici e terreni non destinati ad attività agricole. Il sindaco ha inviato al consorzio di bonifica Centro Sud, l'ente che ha assorbito il consorzio Arneo, un elenco dettagliato dei proprietari di tali immobili, accompagnato dalla richiesta ufficiale di revoca del tributo 630. Questo tributo, secondo il comune, non dovrebbe essere applicato a questi tipi di proprietà urbane, basandosi sulla natura stessa del bene, che non trae alcun beneficio dai servizi di bonifica e gestione delle acque, principali scopi del consorzio. E restiamo a San Vito per ricordare che è stato convocato il Consiglio Comunale di San Vito dei Normanni per domani, giovedì 14 novembre alle ore 15:30, presso l'aula consigliare Lorenzo Caiolo. All'ordine del giorno ci sono 7 punti. Ricordiamo che la diretta dei lavori dell'Assise Sanvitese la si può seguire sul nostro portale di informazione snotizie.it. E sempre domani, giovedì 14 novembre, presso la Biblioteca Comunale di Mesagne, presentazione del libro di Lino Zaccaria, Elena Ferrante, Chi è costei? Sul mistero che avvolge un fenomeno letterario mondiale. Appuntamento alle 17, dialoga con l'autore Maria De Guido. A San Michele Salentino nasce una nuova iniziativa dedicata al Natale e allo scambio culturale, intitolata All Together in Christmas. Questo progetto unico, promosso dalla Presidente del Consiglio Comunale Matarrese e con il prezioso contributo della mediatrice culturale dottoressa Dorotea Longo, mira a creare un dialogo aperto tra la comunità locale italiana e i residenti stranieri di lingua inglese. In un clima di festa e tradizione, gli incontri offriranno momenti di confronto e condivisione sulle usanze natalizie italiane e anglosassoni, favorendo lo scambio reciproco tra culture che arricchirà tutta la comunità. Il primo incontro è fissato per il 19 novembre nella Pinacoteca Comunale, un luogo d'arte che diventerà anche un simbolo di unione e dialogo tra popoli e tradizioni. E a proposito di Natale, mentre San Michele apre il suo Natale con questo importante progetto di integrazione e comunità, è naturale chiedersi cosa stia preparando San Vito per le feste natalizie. Nonostante la vicinanza geografica, spesso sembra esserci un diverso approccio nella pianificazione degli eventi che coinvolgono la cittadinanza. San Vito ha infatti un grande potenziale e tante risorse che potrebbero arricchire il Natale per tutti, unendo tradizione e innovazione. Ci chiediamo quindi con sincera curiosità se anche San Vito proporrà iniziative simili per il Natale, magari favorendo anche uno scambio culturale e momenti di condivisione
che possono riunire la comunità in un clima di festa e calore. San Vito ha una ricca tradizione e grandi potenzialità per creare eventi che possono avvicinare i cittadini e coinvolgere anche i residenti stranieri. Nella mattinata di martedì 12 novembre l'Auditorium Don Milani del secondo istituto comprensivo di San Vito dei Normanni ha ospitato il secondo appuntamento del progetto Continuità a Natale Poi con Noi, un'occasione speciale per unire i bambini di 5 anni e dei tre plessi della scuola d'infanzia Andersen, Collodi e Rodari insieme ai piccoli studenti dei due plessi della scuola primaria Don Milani e Madre Teresa di Calcutta. Ad accogliere i piccoli ospiti, i bambini e le docenti della scuola primaria che hanno dato via all'incontro con la coinvolgente canzone della felicità. Un'atmosfera gioiosa, questo canto ha voluto trasmettere l'importanza di conoscersi, di condividere momenti di leggerezza e instaurare legami che vanno oltre il tempo di una festa. L'Avis Comunale di San Vito dei Normanni, in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Brindisi e con il sostegno di Fondazione Con il Sud, organizza per venerdì prossimo, 15 novembre, una raccolta di sangue dalle ore 17 alle ore 21 presso la ASL di Viale Ono. Coloro che vogliono partecipare possono prenotarsi chiamando il numero 328-5362-169. E chiudiamo parlando di sport. Sul nostro portale di informazione snotizie.it vi invitiamo a leggere l'interessante rubrica del mercoledì, curata come sempre da Mauro De Carlo, dove c'è il resoconto della giornata di prima categoria di calcio, quella giocata domenica scorsa, che ha visto anche i biancoverdi sanvitesi vincere il derby a Brindisi per 4-0. E c'è anche una interessante intervista ad uno dei giocatori più importanti della formazione, il sanvitese Leonardo Montanaro. E con questo è tutto per questa edizione di Mezzogiorno. Prossimo appuntamento più tardi, questa sera alle ore 20, la terza edizione. A tutti grazie per l'ascolto, da Piero Vasta che ha condotto in studio, da Antonio Semeraro che ha curato la parte tecnica. A tutti buon pomeriggio. CBSN News.